Eccoci qua alle 14, 28, quasi 29 minuti insieme in diretta, buon pomeriggio, bentornati a Denominazione di Origine Calabrese, come già detto in anteprima del nostro programma, la trasmissione di oggi che chiude fra l'altro questa settimana, oggi due argomenti rilevanti soprattutto di prospettiva, il primo dei quali è una problematica che insomma problematica ma anche chiaramente una prospettiva di taglio economico occupazionale che viviamo di fatto da sempre, il settore idraulico forestale che abbiamo sempre seguito nel corso degli anni e che insomma a Dio piacendo è diventato anche un punto di riferimento con la stabilizzazione, il full time, il tempo indeterminato per migliaia e migliaia di lavoratori e dunque tranquillità e stabilità per migliaia di famiglie. Solo che, come sapete, il sostegno economico per questo comparto regionale calabrese è conseguenza, diciamo, di due voci principali, quella dei fondi del bilancio regionale, ma soprattutto quella corposa della finanziaria. E non sempre, per la verità, le risorse che sono previste nel bilancio nazionale vengono messe lì in maniera sistematica. Questa volta nella finanziaria 2021 ci sono stati un po' di problemi, ma per capire lo stato dell'arte forse è il caso di rivolgerci a chi segue in maniera sistematica queste problematiche, cioè il segretario generale della FAI CISL Calabria, Michele Sapia, che è in collegamento con noi. Segretario, intanto grazie per avere accettato il nostro invito. Non lo vedo ancora in onda, spero. Eccoci, lo abbiamo? Io sono collegato, la vedo forte, la sento forte e chiaro, la vedo anche bene. Io, ecco, adesso la vedo anch'io. Grazie intanto per essere con noi, segretario Sapia. E innanzitutto grazie mille a te per l'invito a questa trasmissione di Esperia TV che leggevo con piacere questa mattina. Denominazione Origine Calabrese. Eh sì. E questo acronimo DOC mi ricorda i tanti marchi di qualità della nostra terra, no? Il grande lavoro che viene fatto sui campi, nelle aziende qui in Calabria, che in questo periodo di lockdown, ma da sempre, hanno garantito sulle nostre tavole il cibo. Quindi, ecco, complimenti anche per il nome. Molto gentile, oggi, molto gentile, ringrazio per questo. Oggi colgo poi ovviamente l'occasione per fare a voi tutti anche gli auguri di buon anno. Che sia un anno migliore, lo rivolgiamo anche a tutta la redazione e ai telespettatori che ci stanno seguendo. Però purtroppo, ecco, quest'anno è iniziato, che ci auguravamo migliore, è iniziato non bene, non benissimo, infatti, con l'attuale crisi, no, politica nazionale, la crisi del governo e anche le dimissioni del Ministro dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali, che era intervenuta anche rispetto alle questioni che riguardavano e che lei poc'anzi faceva riferimento rispetto alle risorse della forestazione. Lei fra l'altro insieme ai suoi colleghi della FLAI e della UIL avevate in tempi non sospetti lanciato questo appello proprio alla Bellanova, ma anche a deputati, a senatori, agli stessi consiglieri regionali, perché vi rendevate conto tra novembre e dicembre che ci sarebbe potuto essere un problema anche in termini di reperimento di risorse, segretario? A dire il vero, guardi, già dal 2019 abbiamo sollecitato a più riprese la politica regionale quando c'era il presidente Oliverio e successivamente durante anche i vari incontri che si sono susseguiti con la regione Calabria abbiamo evidenziato queste criticità rispetto a questa mancanza di risorse che si paventava e quindi un taglio che poi realmente c'è stato di 40 milioni di euro nel bilancio 2020-2021 che purtroppo è stato riconfermato anche per l'anno per quest'anno, per il 2000, per l'appunto 21. Ma concretamente, e questo ha creato ovviamente dei disagi. Ecco, concretamente che cioè, se io con la finanziaria taglio 40 milioni, che cosa significa? Come dire, in soldoni, mi perdoni diciamo ecco la volgarità, ma in soldoni che significa per le migliaia di forestali calabresi? Allora, guardi, proprio ieri abbiamo fatto ecco, un incontro, sì, no? Sì, con sì. Il Dipartimento, l'assessorato. Però voglio evidenziare, mi faccio cogliere questa occasione di oggi, di questa trasmissione che so che è tanto seguita da tanti lavoratori. La forestazione calabrese dal 2009 al 2019 ha subito un taglio di 70 milioni di euro. Ogni anno, segretario? Di questi, un taglio dal governo nazionale, di risorse nazionali dal governo, di
pari a 70 milioni di euro, e 40 di questi sono stati tagliati con lo scorso anno da questo governo. Però affrontiamo anche con rammarico, a parte no, le varie riflessioni sul Green New Deal, la legge nuova europea sul clima, che il governo nel piano nazionale di ripresa e di resilienza, no, che è stato approvato il 12 di gennaio dal Consiglio dei Ministri, ha messo zero risorse per la forestazione e il bosco, speriamo in nuove modifiche in Parlamento e integrazioni di altre risorse, ma ha inserito nelle tabelle solo 4 miliardi per la manutenzione idrogeologica. È uscito in merito anche il nostro segretario generale Onofre Rota su questa questione. Quindi ecco, oggi è un'occasione per rilanciare, per evidenziare della carenza delle risorse, ma per rilanciare un nuovo appello alla politica a tutti i livelli. Rispetto alla questione che mi diceva poc'anzi, rispetto per l'appunto a quello che è la situazione del settore della forestazione. Allora, ieri abbiamo avuto alcune informazioni per l'appunto dall'assessore di competenza e dei vari dirigenti, un incontro abbastanza impegnativo ieri pomeriggio, e ci hanno riferito che per il 2021 ci sarà un taglio di 34 milioni di euro, cioè c'è una carenza economica per il 2021 di 34 milioni di euro. Queste sono le risorse, segretario, le risorse regionali, quindi a fronte di quel taglio delle risorse nazionali dei 70 milioni, ci sono anche 34 milioni in meno dal bilancio regionale? No, allora, i 70 milioni di euro sono le risorse che negli ultimi anni, dal 2009 al 2019, sono stati decurtati dallo Stato per il settore della forestazione calabrese. Perfetto. Di questi 70, 40 sono stati tagliati dalla manovra finanziaria precedente, riconfermati anche quest'anno. Perfetto. Durante l'incontro abbiamo richiesto delle informazioni ieri, a parte tante altre questioni affrontate, che se vuole possiamo ovviamente anche discutere. Certo, volentieri. Ci hanno riferito che per l'anno 2021 il costo della forestazione calabrese è pari a 193 milioni di euro. Le risorse, la disponibilità economica è 159, e qui abbiamo risorse dello Stato, risorse della Regione e risorse della PAC. Restano fuori 34 milioni di euro, quindi la situazione, ecco, per così dire, non inizia bene per il settore della forestazione in Calabria per questo anno, per il 2021. Quindi su questo, come dicevo, ci riappelliamo, per come abbiamo già fatto nel 2019, nel 2020, assieme ai colleghi, per cercare di trovare ulteriori importanti iniziative in termini finanziari da parte della politica. Perché è un settore che non perde solo risorse, mi perdoni, ma è un settore che sta perdendo tanti lavoratori. A quanti siamo adesso, segretario? Cioè quante sono le unità di idraulico forestale in Calabria? Allora, in Calabria abbiamo, con la data di ottobre, 5.500 lavoratori forestali. Ricordiamo che insomma negli anni 80, ma credo di poter dire fino alla metà degli anni 90, eravamo sopra le 30.000 unità, o sbaglio? Guardi, sopra le 30.000 non penso, io forse ancora non era nato, però eravamo, ecco, sicuramente molti di più rispetto a quelli di oggi. Hanno fatto dei lavori importanti anche per l'ambiente calabrese. Un'altra domanda: in questi 5.000 idraulico forestali, lei conteggia anche quelli che sono stati, diciamo, tra virgolette, trasferiti o comunque che vengono gestiti dai consorzi di bonifica? O diciamo quella... No, vabbè, ecco, 5.500 lavoratori forestali, che forse qualcuno è già un numero è già abbassato, che riguarda gli 11 consorzi di bonifica, Calabria Verde e i 33 del Parco delle Serre. Diciamo che la maggior parte di questi sono dipendenti dell'azienda Calabria Verde. Ho capito. Senta, a proposito dei consorzi di bonifica, perché poi nella riflessione, nell'analisi che fate come organizzazione sindacale, FAI, FLAI, UILA, voi ragionate anche in termini di recupero di questo territorio, perché noi sappiamo che tra le problematiche principali, quelle, diciamo, i problemi strutturali di questo territorio, della nostra regione, c'è anche il famigerato dissesto idrogeologico, dove i consorzi di
bonifica giocano un ruolo importante, ma anche lì, se ho capito bene, ci sono problemi addirittura di pagamento di stipendi, segretario. Sì, ci sono grossi problemi anche nel settore della bonifica e abbiamo seguito in questi giorni alcune vicende di consorzi di bonifica che hanno, ecco, avviato iniziative anche importanti nella provincia di Cosenza. E colgo l'occasione anche qui per richiedere, sollecitare un incontro con l'assessore per questo importante comparto della bonifica, un comparto che necessita sicuramente di più confronto e di un'azione sinergica, perché è un settore e gli enti dei consorzi di bonifica sono strategici per la tutela del territorio, oltre a dare servizi importanti al settore dell'agricoltura. E anche qui mi faccia passare una battuta. C'è una gestione politica e un impegno politico che va sulla direzione dei tagli. A livello regionale sono stati ridotti di 52 milioni di euro negli ultimi 10 anni le risorse ai consorzi di bonifica. 52 milioni di euro, senza contare i 70 milioni di euro che gli enti consortili vantano dalla regione rispetto ai vecchi piani attuativi, ma tutto questo ovviamente è da certificare e approfondire da parte della regione. Ecco perché ribadiamo l'importanza di confrontarci, di incontrarci con l'assessore, che sappiamo è molto disponibile all'ascolto e al confronto. Quindi riteniamo opportuno riprendere il confronto regionale che si era in qualche modo, ecco, avviato con il settore della bonifica e proseguire in una nuova direzione, perché non sono solo i dipendenti del consorzio di bonifica di Trebisacce che avanzano 4-5 mensilità, ci sono consorzi di bonifica come quello di Mormanno dove ne avanzano 11-12 mensilità. Quindi la situazione non è solamente del territorio di Cosenza, ma è una situazione particolare, difficile. È in una regione bella, ma fragile come quella della Calabria. 600 dipendenti dei consorzi di bonifica a livello regionale distribuiti in 11 consorzi. Sono pochissimi. 600 lavoratori, mi perdoni, che la maggior parte di questi sono a tempo determinato, e tra questi ci sono anche impiegati. Quindi bisogna fare realmente, ecco perché chiedevamo, no, nel nostro comunicato, durante la segreteria che abbiamo fatto l'8 di gennaio assieme ai colleghi della FAI CISL Calabria, interventi, investimenti, azione, confronto, lavoro di qualità, valorizzare il presidio umano nelle aree interne. Perché conosciamo questo territorio calabrese, conosciamo le sue difficoltà, siamo gli ultimi, anche purtroppo in questo periodo, nelle vaccinazioni, ma abbiamo tante di quelle bellezze, ricordiamolo ogni tanto, dobbiamo ricordarcelo come se fosse un mantra. La Calabria non è solo malaffare, la Calabria non è solo disoccupazione e lavoro nero, la Calabria è anche bellezze paesaggistiche, risorse agroalimentari. Ecco perché prima facevo riferimento anche alle eccellenze dell'agroalimentare calabrese. In Calabria c'è una ricchezza, un patrimonio della biodiversità che è eccezionale, abbiamo un ambiente straordinario, ma va tutelato, e va tutelato con il presidio, con le attività che possono svolgere i lavoratori forestali e gli addetti all'irrigazione, per quanto ci riguarda. Ecco perché ci vuole un cambio di velocità, un cambio di passo rispetto a queste tematiche, rispetto a quello che è il sistema agroambientale che definiamo noi come federazione regionale, dove all'interno ci mettiamo la bonifica, l'ambiente, la forestazione, ma anche l'agroalimentare, la pesca, anche quello, certo. Certo. Senta, segretario, no, perché è interessante questo ragionamento. Insomma, noi avremo da fare i conti con chiaramente la pandemia e quindi sarà un anno altrettanto complesso questo 2021. Però giustamente le dice, poi in Calabria abbiamo altre problematiche, altre questioni da affrontare. E sembra paradossale, perché se da una parte il famoso Next Generation EU parla, come dire, di green economy e quindi di trasformazione anche energetica, per dare la possibilità, come dire, di creare anche posti di lavoro nuovi, innovativi, contestualmente però lei sottolinea il fatto che per esempio in
fatto di recupero dal dissesto idrogeologico e soprattutto conservazione dei beni ambientali e la foresta calabrese, non v'è dubbio, è essenzialmente questo, poi si ritrovano davvero, come dire, pochissime risorse da questo punto di vista. E allora mi chiedo e le chiedo, forse quella lettera che avete trasferito non solo all'ex ministro Bellanova, ma anche a deputati e senatori, potrebbe andare in questa direzione? Voglio dire, hanno approvato la bozza, ma adesso si entra nel merito della questione del recovery fund. Forse è il caso, insomma, ecco, di guardare con attenzione non solo alla Calabria, ma in generale al bel paese Italia. Ma io, guardi, penso proprio di sì, perché lo dicevo poc'anzi, il governo nazionale, con il nuovo piano per l'appunto di ripresa e resilienza, ha stanziato circa 4 miliardi di euro per la manutenzione idrogeologica, che sono veramente pochissimi. E guardi, zero risorse per la forestazione e il bosco. È veramente un dato che ci preoccupa. Certo, guardi, noi non siamo solamente per i piani, perché di risorse sul dissesto idrogeologico ne abbiamo avuto tante, state, è vero, verissimo. Ce ne sono state investite tante. E io voglio ricordare, ovviamente, no, che ne so, il piano proprio sul dissesto idrogeologico anche in qui Calabria, importanti risorse, fondi europei, il PSR, il piano per il Sud 2030, il piano nazionale Proteggi Italia e, come diceva anche lei, no, il Next Generation dell'Italia, no, il piano nazionale. Però non basta solamente discutere, ecco, di risorse, perché se noi ragioniamo sui temi della lotta al dissesto idrogeologico solo e sui cambiamenti climatici, solo su piani e opere, cioè non arriviamo da nessuna parte, cioè servono uomini e programmazione, ma la programmazione va fatta negli uffici e deve seguire l'azione sul territorio. Cioè anche l'ISPRA, leggevo ultimamente, dice che il periodo di dissesto idrogeologico è aumentato, il pericolo è aumentato, nonostante i tanti investimenti in finanziari. Quindi qualcosa non ha funzionato. Allora insieme penso che dobbiamo tutelare meglio la montagna, il bosco, mettere al centro le aree interne per salvare, per tutelare anche quelli che sono le realtà in pianura e anche le realtà costiere. Certo. Senta, segretario, lei lo sottolineava, peraltro mi corregga se sbaglio, ma anche, diciamo, questo settore, questa problematica del dissesto idrogeologico ha avuto, non so se ha tuttora un commissario governativo, o comunque, insomma, lo abbiamo avuto in Calabria. Quindi anche da questo punto di vista la gestione di enormi risorse finanziarie non sono state finalizzate, anche, credo e immagino di poter dire, per negligenza anche di questi attori messi in campo dal governo nazionale, di qualsiasi colore fosse. Non immetto in dubbio l'attività del commissario, ovviamente, per l'emergenza straordinaria del dissesto, assolutamente, non ho avuto ovviamente il modo di conoscerlo, ma non c'è stata, ecco, la possibilità di confronto e ci auguriamo di farlo a breve, però il problema non è calabrese. Qualche settimana fa la nostra confederazione CISL nazionale, guidata dalla segretaria Anna Maria Furlan, dal segretario generale aggiunto Luigi Sbarra, che è un nostro conterraneo e calabrese, è emerso, ecco, durante la discussione, che il problema sul dissesto idrogeologico e le risorse che ci sono e che non vengono spese, non vengono pianificate, non vengono programmate, non vengono in qualche modo sviluppate nella maniera più attenta e precisa, non è un problema regionale, ma un problema tutto nazionale, e quindi va in qualche modo affrontato, perché dobbiamo ricordarcelo. Ecco, vedo delle immagini, no, che mi ricordano tanto quello che è successo tanti anni fa a Cerzeto, quello che è successo sull'autostrada ad Altiglia, gli tanti sfollati, le vittime, gli incendi che si sono susseguiti in questi anni. Non sono eventi straordinari, sono eventi atmosferici ordinari, perché l'uomo ha iniziato a investire più sulla plastica, sull'asfalto, sul cemento e non sul valore dell'ambiente. Come diceva San Francesco nel Medioevo e Papa Francesco oggi, dobbiamo custodire il nostro creato, il nostro ambiente, e in Calabria abbiamo tanto ambiente. E dimentichiamo anche un'altra cosa, mi faccia
me lo faccio ricordare, il lavoro che è stato svolto nella storia, negli anni, dopo gli anni 50, dei lavoratori forestali, che assieme ai lavoratori della bonifica vengono sempre criticati e vengono sempre utilizzati dei luoghi comuni che offendono il lavoro, che offendono le competenze, la professionalità, l'impegno storico di questi lavoratori. Quello che è successo a Rossano nel 2015, io sono di questo comune, che oggi è il terzo comune calabrese, che è Corigliano Rossano, e ricordo nel 2015, perché c'ero anche io, e ho visto tanti lavoratori che si sono impegnati e sono intervenuti su questa questione, su quell'emergenza, per non ricordare poi le ultime vicende che hanno riguardato il Crotone, no? Quello che è avvenuto a Crotone nell'alluvione di qualche settimana addietro. C'è stato un massimo impegno, scusatemi, di tanti lavoratori di quella realtà, ma di realtà anche vicine, che si sono impegnate per cercare di uscire fuori a questa emergenza. E quando succedono frane, alluvioni, il problema non è solamente delle persone che restano intrappolate nell'acqua o nelle case, il problema riguarda anche le aziende. Il problema riguarda tanti lavoratori, quindi investire nel presidio umano significa tutela del territorio, ma significa anche tutela delle persone. Insomma, ci sarà il massimo impegno da parte di FLAI, FAI e UILA, parlo ovviamente CGIL e CISL e UIL, le categorie, diciamo, della forestazione, dell'agroalimentare, perché, segretario, ringraziandola per essere stato con noi oggi, perché è fondamentale, ecco, che da qui a breve ci sia un piano che come dire, lasci il posto, le cui carte lasciano il posto in realtà a risorse che devono finire poi effettivamente in cantierizzazione. Ecco perché ci rivolgiamo anche, diciamo, alla Regione, che chiaramente dal punto di vista istituzionale giocherà un ruolo importante, ma lei lo diceva e siamo d'accordo con lei, c'è sensibilità e disponibilità da parte dell'assessore Gallo. Su questo guardi, io voglio ribadire una cosa, un concetto, che se non si realizza un piano straordinario di prevenzione, no? Di messa in sicurezza, di manutenzione del territorio, per fare rinaturalizzazione, ripristino di quelle opere naturalistiche fatte negli anni, dopo gli anni 50, dei lavoratori forestali, e quindi anche un rafforzamento del servizio EB, non si va da nessuna parte. Cioè, quindi è necessario, guardi, avviare realmente un confronto per modificare la legge 442 del lontano 1984. Io avevo 4 anni quando hanno fatto questa legge, nel 1984. Ma ricordiamo ai telespettatori, è stato il famoso blocco del turnover, cioè non c'era più possibilità di assumere forestali, insomma, ecco perché effettivamente all'epoca la cifra era esorbitante, ecco, diciamo così. Detto oggi, sì, era esorbitante, però dobbiamo ricordare quello che è successo, certo, dopo, certo, la Seconda Guerra Mondiale, certo, e quello che c'era, certo, com'era la montagna. E quindi se la montagna calabrese oggi è in questo stato, dobbiamo ringraziare i lavoratori, quei lavoratori forestali. Non possiamo, ecco, dimenticarlo con questa facilità. Ecco perché io ribadisco che un confronto sulla legge 442 di quel 1984 forse debba in qualche modo è arrivato il tempo, come ribadisco. È arrivato il tempo di discutere, insomma, ecco, anche da quel punto di vista. Penso proprio di sì, e siamo convinti, insomma, unitariamente, che si può fare un buon lavoro, e l'abbiamo fatto anche con il testo che abbiamo sottoscritto, e purtroppo non è stato ancora recepito da due giunte regionali, rispetto al contratto integrativo regionale forestale, il famoso CIRL, nel 2011. Sì, e quindi sì, anche su questo, ecco, un appello a riconsiderare il recepimento di questo contratto integrativo forestale per questi lavoratori che aspettano non solo il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2012, ma anche l'applicazione. Sì. L'applicazione anche del contratto integrativo regionale scaduto nel 2011, siglato dopo 2 anni di trattativa nel 2019 e non recepito da 2 giunte regionali.
E allora vorrà dire che la disturberemo nuovamente con l'auspicio che questo incontro poi porti frutti, ecco, giusto per restare in tema. Grazie segretario, grazie per la disponibilità. È stato un piacere e complimenti per la trasmissione. Grazie Michele Sapia, il segretario generale della FAI CISL Calabria, oggi con noi. A proposito di messa in sicurezza, adesso cambiamo argomento, parliamo della strada statale 106, perché nel frattempo qualche cantiere lo abbiamo visto un po' su questo territorio. Essenzialmente abbiamo visto che cosa? No, non vorrei che... non è sarcastico il mio, perché per la verità un po' di messa in sicurezza in più con queste rotatorie, con pezzi di statale 106 riqualificati, li abbiamo visti nel corso di questi anni. Però insomma è importante immaginare e pensare che la statale 106 sia una grande infrastruttura, non fosse altro per il fatto, questo non lo diciamo noi ma lo scrivono anche nei documenti ufficiali, la parte orientale della Calabria, quindi la parte ionica della Calabria, è quella parte dove c'è una insistenza, una presenza di cittadini superiore, ci sono circa 500.000 calabresi che evidentemente hanno non solo l'esigenza ma anche il diritto di potersi spostare con maggiore funzionalità. Ed ecco perché un po' di anni fa, ricorderete, l'abbiamo seguita anche noi di Esperia TV fin dall'inizio, un ingegnere, un docente crotonese, ingegnere Antonio Bevilacqua, che fra l'altro è anche un autorevole membro di un comitato Nuova 106, lanciò quest'idea, perché insomma andò proprio fisicamente, visivamente a vedere che c'era un vecchio tracciato del ferroviario, dove in sostanza si poteva immaginare di fare un pezzo di nuova statale 106 che dalla rotatoria del Passo Vecchio, quindi chi è di Crotone sa di che cosa parlo, fino ad Alli, dove praticamente comincia già quel pezzo nuovo di variante, no? Che ciascuno di noi adesso attraversa per arrivare magari anche a Lamezia, oltre che a Catanzaro, oppure a scendere verso il Soveratese e quindi la provincia di Reggio Calabria. L'ingegnere Bevilacqua dice: ma perché non costruiamo una strada con due corsie per ogni senso di marcia? Non sono cifre esorbitanti, attenzione, parliamo di circa 1,5 miliardi, ma insomma siccome parliamo di un'infrastruttura che ha una importanza strategica straordinaria, allora da questo punto di vista scendiamo in campo. Qualche passo avanti è stato fatto, ed è del 13 gennaio anche una nuova delibera di giunta regionale con la quale, adesso chiediamo all'ingegnere Bevilacqua che cosa di fatto è successo con questa delibera e se possiamo essere tutto sommato contenti. Ingegnere, intanto grazie, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuto a DOC. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Allora, lei è contento di questa approvazione, questa delibera di giunta regionale? Insomma, non la vedo particolarmente sorridente, non vorrei averla invitata in un momento nel quale invece le cose non vanno benissimo, per questa nuova infrastruttura. No, sono contento, però si poteva essere anche più contenti. Perché già dal mese di settembre, il problema è questo, si sperava che in due anni il dibattito pubblico si potesse effettuare, cosa che non è stato effettuato, considerando che a settembre, i primi di settembre, c'è stata dai primi di settembre con la nuova legge sulla semplificazione c'è la possibilità di andare in deroga a questo dibattito pubblico con tutti i comuni della provincia di Crotone e della provincia di Catanzaro interessati al tracciato della nuova strada, hanno espresso parere favorevole di andare in deroga immediatamente e si aspettava una delibera più completa che autorizzava l'ANAS ad andare in deroga a questo dibattito pubblico. E invece è stata fatta il 13 gennaio una delibera di indirizzo di andare in questa direzione, andare in deroga e demandare al Dipartimento di Infrastrutture e Lavori Pubblici di procedere in questa direzione per una
successiva autorizzazione. Mi perdoni, ingegnere, perché io ho letto, effettivamente a me è sembrato un paradosso, perché io e lei ci siamo, diciamo, incrociati qui ad Esperia, mi pare, in un paio di occasioni. A proposito di questo famoso dibattito pubblico, lei ci ricordò naturalmente che tutti questi, all'unanimità fra l'altro, consigli comunali e tutte e due le province, quindi sia quella di Crotone che quella di Catanzaro, avevano già dato il via libera. Tutta questa documentazione in realtà era già stata, io credo, anche attraverso PEC, immagino, formalmente trasferita alla regione. Ora io leggo in questa delibera che si dà mandato nuovamente al Dipartimento Infrastrutture di reperire questi documenti. Io non lo so, mi sembra, ho capito bene, un pezzettino di perdita di tempo. Ci sono 51 delibere di consiglio comunale che quasi tutte all'unanimità hanno espresso parere, all'unanimità consiglio comunale, quindi bipartisan. In più, nel mese di settembre, ottobre, sono state date e sono state inviate delle PEC, delle giunte comunali dei comuni interessati, dove si chiedeva di andare in terra. La solita burocrazia calabrese, che invece di essere rapida, veloce, adeguarsi ai tempi moderni, diciamo così. Senta, ingegnere, guardi, la interrompo, così poi saremo molto... io le prometto che sarò velocissimo nel lanciare un minuto e mezzo, massimo due minuti di pubblicità. Lei rimanga con noi perché le voglio chiedere altre cose importanti, perché davvero, da questo punto di vista, se riusciamo nei prossimi anni ad avere questa variante, secondo me cambia proprio il volto economico e sociale di questo territorio. Ma di questo parleremo con Antonio Bevilacqua dopo due minuti di pubblicità. Un minuto dopo le 15, bentornati a DOC, grazie all'ingegnere Antonio Bevilacqua del Comitato Nuova 106, oggi nostro ospite. Stiamo ragionando intorno a questo deliberato della Giunta regionale, con il quale di fatto, in un certo qual senso, si risponde, ingegnere Bevilacqua, alla richiesta avanzata da ANAS di derogare a questo dibattito pubblico. La Regione risponde: vabbè, ok, adesso do mandato al Dipartimento Infrastrutture di recuperare tutta questa documentazione che effettivamente ci dà il via libera per la deroga, la riconosceremo. E a quel punto che dovrebbe succedere, ingegnere Bevilacqua? Che l'ANAS comincia a fare i progetti, immagino gli studi di fattibilità, credo, no? Sì, in pratica l'ANAS deve essere autorizzata di andare in deroga e dare l'incarico di effettuare uno studio di fattibilità tecnico-economico sulla variante e sulla idea progettuale proposta dagli enti locali ed elaborata dal sottoscritto negli anni passati. La scorsa estate il sottoscritto ha regalato tutti i dati tecnici e i dati digitali per lavorare in AutoCAD su questo tracciato, e quindi abbiamo accelerato il processo di elaborazione di questa nuova proposta da parte dell'ANAS. L'ANAS ha acquisito questa documentazione, ha rielaborato questi dati, ha verificato che in 46 km si riesce a raggiungere lo svincolo di Bel Passo Vecchio con lo svincolo quello di Simeri Creek in contrada Alli, e quindi un percorso nuovo più all'interno che riduce la distanza di parecchi chilometri e quindi potrebbe dare un grande impulso a tutta l'economia delle due province, Crotone e Catanzaro, e soprattutto dell'entroterra, che ormai non è più provvista neanche di strade provinciali. Ingegnere, se ho capito bene, insomma, andando a 90 km all'ora significa che, insomma, Crotone e Catanzaro si può coprire in una mezz'oretta, diciamo. La nuova strada, che ha quattro corsie con doppia carreggiata, quindi con due corsie per ogni senso di marcia, è una strada principale di categoria B dove si può viaggiare regolarmente a 110 km all'ora. Se il percorso è 46 km, stiamo parlando di circa 20 minuti, si raggiunge lo svincolo di
nel Passo Vecchio fino allo svincolo di Simeri Creek. Ingegnere, io vorrei che lei facesse anche un'altra riflessione, perché certe volte, come dire, a noi sfuggono un po' di questioni, di visioni strategiche. Molti dicono, allora quindi Catanzaro impiegherà 20 minuti per... Crotone impiegherà 20 minuti per arrivare a Catanzaro. E questo significa, in buona sostanza, immaginare e pensare che paradossalmente ci potrebbero spogliare di ulteriori servizi. Però io ho sempre detto e sostenuto che anche quelli di Catanzaro possono arrivare alle Castella piuttosto che all'aeroporto di Crotone, piuttosto che davanti al castello meraviglioso della città di Crotone, e quindi piuttosto che alla a Capo Colonna. Anche loro possono arrivare a Crotone in 20 minuti, e questo passaggio secondo me un po' ci sfugge. Sembra una banalità, ma secondo me è una chiave di volta anche per sostenere questo progetto ancora con più forza. Le dico, questo qui diventa, fare questo collegamento fino a Crotone, tra Crotone e Catanzaro, permetterà di collegare, ad esempio, il porto di Gioia Tauro a quello di Crotone, e anche proseguire fino a Corigliano, Rossano, su un territorio pianeggiante, e non superare la Sila, la zona di Altivia, Piano Lago, che nel periodo invernale con la neve si ha difficoltà, soprattutto per i mezzi pesanti. Cioè, questo qui è un tracciato che permetterebbe di collegare i due mari e risollevare un'economia dell'intero territorio, perché tutta la zona che potrebbe coprire, che potrebbe servire questa nuova infrastruttura, si aggira intorno a 500.000 abitanti. Pertanto, ecco, cioè, ormai diciamo stiamo andando avanti. I passi si stanno facendo lentamente, però si sta andando avanti. La cosa incredibile è che ci sono le risorse, c'è la disponibilità. L'ANAS per la progettazione ha circa 5 milioni di euro per fare questa progettazione, da un anno e mezzo. C'è la cosa incredibile, invece di accelerare questo processo e poter avere un progetto definitivo da inserire, soprattutto con i recovery fund e anche altre misure finanziarie, si rallenta. Cioè, questa è la cosa gravissima che si ha in Calabria. Ingegnere, ogni cosa che si va a rilento. Ingegnere, vista la sua esperienza nel campo, tra lo studio di prefattibilità e il progetto, diciamo, definitivo, che credo in gergo tecnico sia poi il progetto esecutivo, a suo giudizio, con la sua esperienza e visti i tempi, diciamo, della burocrazia italiana, lei che cosa può prevedere, fermo rimanendo che ovviamente bisognerà sempre tenere accesi i riflettori, no, su questa questione? Sì, ma ormai, diciamo, è cambiata la procedura della progettazione, non esistono più i progetti preliminari, definitivo ed esecutivo. Adesso, già con progetto, con uno studio di fattibilità tecnico-economico, si possono già effettuare le gare d'appalto. E quindi poi è l'impresa che vince questa gara che fa l'esecutivo. Perciò è importante che venga fatta al più presto questo studio di fattibilità tecnico-economico, che in pratica rappresenta un progetto definitivo, quasi definitivo. Lei dice ci sono già le risorse per fare questo progetto. Ci sono le risorse, ma ad esempio ci sono per effettuare il megalotto 3 Roseto Capofurico e Sibari, hanno spostato 100 milioni di euro dalla zona del territorio di Crotone per realizzare quel lotto, e devono ritornare indietro. In più ci sono 150 milioni di euro finanziati per realizzare una variantina, quella di Poggio Pudano Passo Vecchio. Volevano spendere 150 milioni per fare 3 chilometri, che è stato chiesto di stralciare, diciamo. Chi non parla più, proprio per fare un'opera valida e funzionale. Quindi sono 250 più altri 100 milioni di opere che dovevano essere fatte
sul territorio di Crotone che non verranno mai più realizzate, quindi sono 350 milioni. Io ho previsto dei calcoli fatti un costo reale del tracciato intorno ai 750 milioni, quindi la metà è praticamente. Quindi mi scusi, chi sostiene che questi 46 chilometri finiti costerebbero 1,5 miliardi di euro, non dice allora, il vero. Sì, il problema è questo, che è chiaramente comprensivo di progettazione, esproprio e tutto il resto. Chiaramente andiamo su una cifra intorno a un miliardo e due, anche un miliardo e quattro. Poi con il ribasso d'asta che c'è sempre intorno al 30-40%, quindi ritorniamo una cifra intorno a un miliardo. Al miliardo. Senta, ingegnere, mi perdoni. Allora, due questioni. Il CIPE di solito si occupa di queste varianti, di questi megalotti, di questi grandi progetti infrastrutturali. Il CIPE, lo ricordiamo, è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Aggiungiamo in questo momento naturalmente i 209 miliardi del Recovery Fund. Insomma, diciamocela tutta fino in fondo. Non è un problema di mancanza di risorse. Qui se c'è la volontà, davvero si possono aprire i cantieri da qui a un paio d'anni al massimo? Cioè, ma assolutamente, io un paio d'anni è già forse troppo. In sei mesi lo studio di fattibilità tecnico-economico, si può pensare che già nel 2022 o inizio del 2023 già possono partire le opere. Il problema dipende dalla burocrazia regionale e nazionale, ma io dico soprattutto regionale. L'errore che noi abbiamo in Calabria è che noi non siamo attrezzati per snellire la burocrazia e soprattutto cercare di avere un apparato tecnico economico all'altezza sia della programmazione, ma soprattutto della realizzazione delle opere, perché la parte più complicata, più difficile è la realizzazione delle opere, non è soltanto avere i finanziamenti, è realizzare le opere. È lì che ci vuole una struttura, un apparato di supporto che possa controllare anche quello che fa la strutture come enti come l'ANAS oppure anche la Ferrovia dello Stato, ad esempio. Noi abbiamo l'elettrificazione della Ferrovia dello Stato ed è bloccata il tratto tra Crotone e Catanzaro perché non è stato previsto sulla galleria di Cutro sì. un adeguato intervento di manutenzione straordinaria. Cioè, è queste qui, siamo alle comiche su queste cose. Questo è che c'è bisogno da parte della regione e degli enti provinciali e comunali che si organizzano su questo. Ingegnere, un'ultima domanda, come dire, viviamo anche noi con un po' di pragmatismo, allora diciamo così, intanto ci appelliamo a Pallaria, se ricordo bene lui, il direttore generale del Dipartimento. Ecco, allora, caro ingegnere, intanto cerca di recuperare, questo gli diciamo a Pallaria, di recuperare questi documenti, sappi che in realtà ci sono già in qualche cassetto della regione. No, chiedo scusa, a Pallaria già sia i documenti, sia le delibere dei consigli regionali e comunali, e sia le delibere di giunta e dei sindaci, dei comuni interessati al tracciato, non si possono chiedere di comune dove il tracciato non passa, certo, non v'è dubbio. Vabbè, allora insomma speriamo che da qui a breve ci sia un decreto del dirigente con il quale ci dica ragazzi potete procedere, perché insomma la documentazione che mi avevate chiesto con la delibera, cari voi della giunta regionale, ce li abbiamo, e quindi insomma deroghiamo finalmente e diamo mandato all'ANAS di fare questo progetto. Ingegnere, io la ringrazio molto anche per diciamo le chiarificazioni, chiarimenti che ci ha dato, e speriamo di poterla invitare magari venendo a discutere poi a questo punto anche del progetto. Va bene, speriamo che il progetto si faccia più prima possibile, perché senza il progetto non possono partire i lavori. Grazie ingegnere, grazie di cuore, buon lavoro e buon vento. Antonio Bevilacqua con noi oggi del Comitato Nuova 106, col quale abbiamo appunto discusso
di questa delibera, la numero 3 del 13 gennaio della Giunta regionale, con la quale appunto si dà mandato adesso al Dipartimento Infrastrutture di recuperare questi documenti per derogare, diciamo, un altro pezzo di questa procedura, perché se si deroga a quel punto l'ANAS, che dovrebbe poi realizzare questo nuovo manufatto, potrebbe ci sono pure i soldi, potrebbe fare il progetto, diciamo, preliminare, insomma, di prefattibilità, che ci ha detto l'ingegnere di fatto sarebbe il progetto esecutivo, l'ultimo pezzettino. A quel punto poi ovviamente i bandi, vinceranno probabilmente grandi ditte, però insomma vi rendete conto che cosa significherebbe per Crotone e per questo pezzo di Calabria, non solo per la città di Crotone. Avete sentito l'ingegnere, il porto di Corigliano, il porto di Crotone, la possibilità quindi di fare movimentazione di merci di una certa rilevanza col porto di Gioia Tauro, quindi Gioia Tauro, la Salerno-Reggio Calabria, l'innesto sui due mari e quindi con i due mari da Alli fino a Passo Vecchio con un'autostrada di fatto, con una appunto strada con doppia corsia per ogni senso di marcia. Sarebbe secondo me davvero la chiave di volta, significa naturalmente accorciare la tempistica, significa probabilmente liberare davvero non solo risorse per la realizzazione di questi 46 chilometri, ma pensate per esempio all'agroalimentare, maggiore facilità di movimentazione dei prodotti di questo territorio, oppure pensate alla ricettività turistica. Non è vero che l'aeroporto di Crotone ne avrebbe a male, perché significherebbe raggiungere l'aeroporto di Lamezia Terme in poco tempo. Avere per esempio come dire, dei vettori low cost su Crotone significa che ti vengono a decollare i cittadini di Botricello, ma anche quelli di Lamezia Terme, o anche quelli di Falerna, o anche quelli di Soverato, perché magari possono trovare conveniente fare un Crotone-Bergamo piuttosto che un Lamezia-Bergamo. Quindi cambierebbe davvero un po' tutto il senso dell'economia e quindi della società di questo territorio. Speriamo questo progetto davvero vada in porto. Noi ci abbiamo sempre creduto fin dall'inizio e ringraziamo l'ingegnere Bevilacqua, che spesso e volentieri poi ha scelto di venire a parlarne proprio qui da noi a Esperia. Allora, vi porto a Reggio Calabria per chiudere, perché stamattina, credo, il presidente facente funzioni, proprio Nino Spirlì, è andato a visitare il GOM, l'ospedale di Reggio Calabria, ha incontrato in particolare i dirigenti dell'ospedale, ha detto massimo supporto da parte della regione, è stato accompagnato dal neocommissario straordinario Iole Fantozzi, e quindi Spirlì poi dovremmo avere delle immagini in cartella, ha incontrato, dicevo, i dirigenti medici dell'ospedale e si è confrontato con loro, ovviamente rispetto a tutte le criticità che in questo momento sta vivendo appunto l'azienda ospedaliera. Tra le maggiori criticità naturalmente la carenza di personale, che purtroppo paralizza appunto, ecco, lo vedete, l'attività di questo ospedale, lo ha segnalato in particolare Salvatore Costarella, che è il direttore sanitario aziendale. Il GOM invece, ha detto Spirlì, è sicuramente una delle eccellenze, delle grandi eccellenze sanitarie che abbiamo nella nostra regione, e durante tutta l'emergenza Covid questo ospedale ha sicuramente fatto tante cose, è riuscito ad arginare anche gli assalti del virus, ha aumentato di 12 i posti in terapia intensiva, fra l'altro solo con fondi propri, con fondi propri dell'ospedale. Il commissario Fantozzi sta svolgendo il suo lavoro con tutta l'equipe medica e paramediche, con i tecnici. Certo, ci sono delle criticità, è inutile nasconderlo, ed è anche per questo, ovviamente, dice Spirlì, che sono venuto proprio per assicurare il mio supporto. Purtroppo non sempre si possono risolvere i problemi in tempi brevi, ma l'importante è occuparsene, preoccuparsene, cominciare a farlo. E poi Spirlì ha riferito anche l'intenzione di convocare a breve un nuovo incontro istituzionale alla presenza del commissario regionale della sanità Guido Longo, proprio per far fronte a tutte le esigenze del GOM, il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Un'altra bella notizia, questa rivolta essenzialmente per i pazienti che hanno bisogno di cure odontoiatriche o
che hanno bisogno di fare radiodiagnostica, che hanno bisogno magari anche di avere qualche intervento che, insomma, tutto quello che riguarda tutelare la nostra salute al netto del coronavirus, perché come sapete durante questo 2020 e anche queste prime settimane del 2021 la pandemia e l'emergenza ha ridotto di non poco soprattutto i servizi prestati per la salute, diciamo, in altre per altre esigenze, ovviamente l'oncologia, anche tutta la parte traumatologica dell'ortopedia, ma insomma anche la stessa cura dei denti, insomma è stato tutto, anche le patologie cardiologiche, insomma tantissimi professionisti hanno lanciato questo allarme. Ecco, qual è la bella notizia? La bella notizia è che ieri tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, insomma tutto il personale sanitario del Marelli Hospital, quindi della clinica Marelli Hospital e della clinica Calabro Dental, hanno avuto somministrata la prima dose del famoso Pfizer, quindi del vaccino contro il coronavirus. Sono tutti vaccinati, da qui a breve saranno tutti immuni, e questo che significa? Significa che Marelli Hospital e Calabro Dental sono di fatto Covid free, come si dice in questo caso, cioè liberi da questo terrore che è appunto il Covid. Noi li abbiamo seguiti ieri e abbiamo realizzato questo servizio. Medici, odontoiatri, infermieri, tutti gli operatori sanitari di Marelli Hospital e Calabro Dental sono stati vaccinati. Come previsto dal piano anti-Covid, la prima dose è stata somministrata anche al personale sanitario delle strutture private accreditate. 3 settimane ci sarà il richiamo, come prevede il vaccino Pfizer-BioNTech. Marelli Hospital e Calabro Dental adesso hanno un'arma in più per curare in sicurezza i propri pazienti. Per adesso tutto a posto, nessun effetto collaterale da segnalare. Semplicemente vogliamo comunque con forza ancora ribadire che il vaccino va fatto, è importantissimo, è il primo passo per porre, speriamo, fine a questa pandemia e quindi ritornare gradualmente alla nostra vita. Speriamo che si proceda celermente anche con la vaccinazione del resto della popolazione. E non ho sentito alcun fastidio e mi sento anche un po' più forte. Sì, è una sicurezza per noi, per i nostri pazienti, è sicuramente il primo passo per essere tutti un po' più al sicuro e per la libertà. Chi lo può fare, lo deve fare. Anche per i pazienti questa è una rassicurazione per chi si reca nelle strutture del Marelli Health. Certo, quindi avere il personale sanitario vaccinato è una fonte di garanzia per quei pazienti che temono di contrarre il virus. Significa praticamente essere più sicuri, immunizzarsi, evitare la trasmissione del contagio e cercare praticamente di eradicare proprio questo virus che insomma non se ne può più. Sto bene, devo aspettare 15 minuti come prassi, ma tutto sotto controllo. È un atto di grandissimo, diciamo, rispetto nei confronti di tutta la popolazione e deve partire proprio da noi che esercitiamo una professione sanitaria. In particolare io che ho da fare con pazienti che sono immunodepressi, pazienti oncologici, quindi questo deve essere un testimonial importantissimo per dare la fiducia. Vaccinatevi. Intanto il governo ha istituito una piattaforma informativa nazionale sul piano vaccini per agevolarne l'attuazione. Se una regione chiede aiuto, la piattaforma nazionale può prenotare le vaccinazioni, registrare le somministrazioni dei vaccini e trasmettere i dati al Ministero della Salute. Dal canto suo, il ministro Roberto Speranza, intervenuto in Parlamento, ha affermato che con questa campagna di vaccinazione si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Deve essere la sfida di tutto il Paese. Vaccino eseguito, fatto da mani esperte, devo dire complimenti anche all'infermiere Talarico dell'ASP che mi ha fatto il vaccino, non ho sentito nulla e non ho effetti collaterali e sto bene, mi sento benissimo. I pazienti devono
prendere consapevolezza ancora di più che ci sono delle cure che non possono essere rimandate. Il Covid è una pandemia, siamo in un'emergenza sanitaria globale, ma comunque ci sono delle prestazioni che devono comunque essere effettuate. Ci sono dei pazienti che, a iniziare dalle cure oncologiche, dalla traumatologia sia ortopedica che di chirurgia maxillofacciale, così come le cure anche dentarie per quel che riguarda Calabro Dental, e quindi tra Calabro Dental e Marelli Hospital, noi oggi siamo in grado di poter dire che siamo una struttura Covid free. 15:24, abbiamo finito anche per oggi e per questa settimana. Adesso non posso, perché insomma troverete una bella sorpresa. Vi invito a seguirci la prossima settimana, lunedì. Partiremo sempre con la nostra anteprima intorno alle 14:25 dopo il telegiornale, e poi alle 14:30 avremo delle novità importanti, per cui continueremo tutta la stagione, la nuova stagione, fino a primavera inoltrata con il nostro doc, ma lo faremo in termini differenti. Insomma, seguiteci, vi aspetto quindi lunedì prossimo alle 14:25 con l'anteprima e poi alle 14:30 con i nostri ospiti nello studio, nel nuovo studio di DOC, denominazione di origine calabrese. Grazie, restate sul 18.